Per quanto riguarda la sicurezza, dobbiamo installare un impianto di videosorveglianza. Questa è una delle priorità che ci abbiamo messo. Per quale motivo? Se voi fate caso e leggete i giornali, sicuramente leggete, insomma, guardate i telegiornali, il sistema di videosorveglianza sono al momento uno strumento per garantire un livello di sicurezza maggiore e anche un deterrente. Non sono più gli anni 80-90 quando un sistema doveva essere collegato con fili, con una centralina. Siamo nel 2017, ci sono sistemi wifi senza fili, i costi sono notevolmente abbassati e possiamo garantire la gestione delle telecamere, quindi la visualizzazione, garantire la sicurezza ai corpi di polizia. Non soltanto la polizia locale, ma consentire l'accesso, ovviamente limitato da password per i discorsi della privacy, sia per la polizia che ai carabinieri. E cerchiamo anche di evitare quello scelto che vedete sotto, perché la percentuale di abbandono di rifiuti sta crescendo in maniera esponenziale negli intorni di Quadrata, perché sulla zona di Prato il comune ha fatto una convenzione con delle aziende, chi produce rifiuti speciali ha un abbassamento notevole della tariffa sui rifiuti, perché comunque smaltiscono tutto tramite le aziende specializzate per il recupero dei rifiuti speciali. Dovrebbe, perché poi c'è tutto l'interland delle varie sedi abusivi che fanno, non pagano la spazzatura al comune e non fanno neanche lo smaltimento dei rifiuti tramite le aziende, e quindi vengono tutti a scaricare Carmignano e Quadrata e poi ci ritroviamo questi scempi. Un altro punto riguarda la regolamentazione dell'afflusso dei migranti. Sul territorio pistoiese al momento abbiamo circa 870 richiedenti asilo. Cosa succede? Noi dobbiamo, questo non è un discorso di razzismo, è una questione proprio, fondamentalmente Quadrata è socialmente attiva nell'aiutare gli altri, questo è un dato di fatto, però c'è un punto e un limite da dover rispettare. Se noi dobbiamo aiutare una persona, gli dobbiamo garantire la sussistenza, ad oggi, però fra 3-4 anni, quando arriveranno i richiedenti asilo, avranno il ricongiungimento familiare, arriveranno i figli, arriveranno le mogli, noi dobbiamo garantire a loro le scuole, perché non hanno reddito, l'ASL, le medicine, l'asilo, le mense. Quindi qual è il limite massimo che il comune di Quadrata può supportare e soprattutto sopportare con le proprie entrate, prima di creare poi discriminazioni tra cittadino italiano e chi invece cerca di venire in Italia? Per quanto riguarda invece per quanto riguarda invece la cultura e l'attività per i giovani, noi abbiamo l'intenzione di fare un'assemblea partecipata, diciamo, chiamiamola così, di coinvolgere la parte giovane della cittadinanza per la realizzazione di un festival musicale partecipato. Questo crea alternative per l'impiego del tempo libero, non solo. Mentre qualcuno con l'ospedale, magari Caselli, può creare l'ospizio, noi abbiamo intenzione di fare qualcosa di più utile, realizzare un'università civica. Per fare corsi, al momento chi vuole fare un corso di filosofia, di fotografia, qualsiasi cosa di interesse pubblico o interesse personale per l'accrescimento culturale, si deve rivolgere o a Pistoia.